buonasera a tutti. Allora, mi presento, sono Vittorio Del Re, sono un amico d'infanzia di Giovanni. Abbiamo iniziato questo percorso che oggi poi vi racconteremo, di scrivere il libro della storia della famiglia di Giovanni. C'è la mamma, c'è la moglie, ci sono le figlie. Qui è raccontata dal 1935, una storia importante. Lo so di bene, eh? Bello, emozionato, perché questo è un momento importante. Noi ci siamo incontrati con Giovanni, ci vediamo spesso perché questo è il mio tragitto per andare al lavoro, ma a novembre lui partecipa a un nostro workshop di imprenditori, e disse: Giovanni, perché non fai come fanno gli altri? Che cosa? Perché non diventi un influencer della ristorazione? Lui disse: no, ma che cosa, io ho vergogna. Ma invece disse: Giovanni, è importante, perché oggi è importante saper fare un lavoro, ma ancora più importante, in un'economia digitale rivoluzionaria come quella che stiamo vivendo, è importante comunicare quello che si fa e soprattutto chi si è nel digitale, più che nel mondo fisico. Oggi sembra, dopo 2 anni di pandemia, ci sono ristoratori del nord, del sud, di altre aree anche europee, che solo sui social hanno un successo enorme, proprio perché sono stati vicini alle persone. Quindi il percorso che iniziamo con Giovanni, con questo libro, è un percorso di influenzare, quindi chi si vuole influenzare? In questi periodi. Attenzione a questa parola, attenzione. Vogliamo coinvolgere allora clienti, potenziali clienti, i dipendenti, che spesso magari sanno quello che si che però non conoscono bene tutti gli aspetti della storia, i fornitori, le associazioni di categoria, gli enti istituzionali, e perché noi turisti. E quindi, diciamo, in questo libro abbiamo voluto codificare, attraverso un percorso strutturato, una strategia di divulgazione di un lavoro che è antichissimo, ma che si sta rivoluzionando. E Giovanni in questo è stato anche innovatore, perché vi posso assicurare che scrivere un libro da ristoratore, da imprenditore del food, è una cosa che non fanno tutti in Italia, la fanno poche persone. Noi, io rappresento questa azienda, seguiamo tantissimi imprenditori di rilievo nazionale e anche stranieri, e vi posso assicurare che Giovanni ha delle caratteristiche che quando le vedi e le riconosci, noi eravamo compagni di banco. E già da piccolo si vede, oltre ad avere un buon piede, un sinistro, insomma è un ragazzo in gamba, con valori sani, perché oggi avere dei valori sani, ecco, raggruppare amici già fa la differenza. In più, raggiungere dei risultati e mantenere dei standard qualitativi nel lavoro è davvero una cosa che mi rende meglio. Oggi il libro, abbiamo iniziato questo percorso a novembre, quindi in 4-5 mesi abbiamo scritto e codificato tutta la strategia della generazione Pizza 20, al 22. Il libro è su Amazon, anzi sì, magari oggi è gratuito, il formato ebook, quindi se andate magari su Amazon, cliccate, lo scaricate e lasciate anche una recensione. Ci aiutate praticamente a farlo salire sull'algoritmo di Amazon. Quindi magari durante questi incontri. Io domani mattina alle 9, stanotte, vedo un po'. Anche ai vostri amici, magari mandate il link del libro, è gratuito. Più persone lo hanno, più lo metti in comune, più sale il libro. Il libro è in 3 formati, in formato cartaceo a colori, è in bianco e nero, ed è in formato ebook. Sono oltre 120 pagine, oltre 8 capitoli, su tutti quelli che sono gli argomenti della pizzeria al 22. Una cosa molto carina è che questo libro può essere dato ai turisti. In una delle parti finali del libro c'è un itinerario turistico dove ci sono 22 posti da visitare a Napoli, naturalmente solo 22. E adesso passo la parola a Giovanni, che racconta un po' la storia di questa iniziativa.
grazie a tutti perché, di essere qua, amici soprattutto. E niente, come diceva Vittorio, già chiamando libro per rispetto per chi, diciamo, da quando è uscito questa cosa del libro, diciamo, sono diventato lo scrittore. Non ho la presunzione di essere uno scrittore e un autore, questo è stato solo un racconto fatto con Vittorio, con Annalisa, con Giovanna. Quindi con Vittorio e Annalisa siamo tornati un po' indietro nel tempo, no? Come se avessimo studiato insieme ai tempi delle superiori, abbiamo studiato insieme, quindi ci siamo riproposti perché sono stati 4-5 mesi di lavoro, non duro, piacevole, però di modifiche, contromodifiche, di stampe, controstampe, quindi è un libro che è molto semplice da leggere, una lettura molto leggera, che racconta soprattutto gli anni di queste